Dimmi tu che la cosa che sei scivolata, Valeria. Gianluca, innanzitutto complimenti, è stata una rimonta dai tratti epici dall'inferno al paradiso. Oh, sì, in altro poco ci prendeva un infarto a tutti in panchina perché stavamo sotto 2-0 al primo tempo, poi abbiamo avuto una grande forza di squadra, non abbiamo mai mollato e ci siamo meritati questa vittoria. Quanto sei soddisfatto per questa doppietta decisiva dopo un periodo in cui qui con l'Ascoli non stavi dando il 100%? No, che non stavo dando il 100% no, perché io... Come prestazioni intendevo? Sì, io lo do sempre il 100%, però è normale che nei momenti difficili i risultati e le prestazioni possono non arrivare, però questa vittoria è per noi, per il nostro pubblico, per la nostra squadra, che siamo sempre noi alla fine. La gente può parlare, può criticare, però chi si fa il culo siamo sempre noi. Anche perché è stata una risposta di carattere da Cruz e Milinkovic, dopo quello che è successo hanno fatto una grande partita, tu sei entrato al posto di Ardemagna e hai dato il tuo contributo. Noi abbiamo un attacco con un potenziale altissimo e oggi lo avete confermato tutti quanti. Sì, penso che siamo un attacco molto forte, dobbiamo lavorare tutti insieme, oggi l'abbiamo fatto, e non ci siamo passati nel secondo tempo, abbiamo continuato a giocare e la nostra idea di gioco stava uscendo. Hai parlato del pubblico, quanto è stato fondamentale per questa rimonta la spinta che è arrivata sia dalla tribuna est che dalla curva nord? I tifosi sono sempre spettacolari, ci incitano dall'inizio alla fine, quindi questa vittoria è anche grazie a loro. L'arbitraggio non è impeccabile, c'è stato un episodio particolare, un contrasto tra te e Legittimo, tu eri lanciato in porta, cosa è successo? Sai che non mi ricordo, qual è? Mi sa che ne ero io, che ero lanciato in porta, quale? C'è stato un fallo di Legittimo, penso che eri tu. No, mi sa che era... Allora, commento sull'arbitraggio, dai. No, io penso, io so cazzo pure...